Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo con un canto. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a Siamo qui, Gesù, davanti a te. Pochi minuti davanti alla tua presenza, davanti al Santissimo Sacramento. Pochi minuti in cui ti chiediamo una carezza per aiutarci ad affrontare il resto della settimana, portando ovunque la luce del tuo sorriso. E ti ringraziamo e ti lodiamo ascoltando insieme il salmo della liturgia di domani. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai e sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Ti preghiamo, Gesù, per tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno attraversando un momento di crisi, di difficoltà. Possano sentire la tua presenza viva, risorta nella loro vita. Signore, richiama a te tutti coloro che in questo momento stanno trovando altre strade e si stanno allontanando, perché solo sotto il tuo sguardo protettivo riusciamo a essere forti. Per le giovani mamme, perché trovino il tuo aiuto, il tuo sostegno in ogni sguardo, ogni persona che incontrano. E riescano quindi con l'aiuto anche dei loro figli a crescere nella fede. Amen. E per tutte le persone che in questi giorni hanno perso la vita nel Mediterraneo, nel tentativo di avere un'esistenza più dignitosa, per loro ti preghiamo. Preghiera per quando si è tristi e stanchi. Fa, o Dio, che una positività totale guidi il mio animo, in qualunque circostanza mi trovi,
qualunque rimorso abbia, qualunque ingiustizia senta pesare su di me, qualunque oscurità mi circondi, qualunque inimicizia, qualunque morte mi assalga, perché tu, che hai fatto tutti gli esseri, sei per il bene. Tu sei l'ipotesi positiva su tutto ciò che io vivo. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.